Bentornati! In questo video guarderemo il browser e le sue funzioni in FL Studio. Iniziamo! Apriamo il browser cliccando su questa icona oppure cliccando Alt F8 sulla nostra tastiera. Questo apre e chiude il browser. Il browser può essere utilizzato per vedere tutti gli elementi che possiamo inserire nella nostra canzone. Quindi questo lo vedremo cliccando su All. Oppure possiamo vedere soltanto gli elementi che in questo momento sono presenti nella nostra canzone. Vedete che in questo momento è vuoto perché non stiamo utilizzando niente, non abbiamo ancora utilizzato niente. Oppure possiamo vedere tutto il nostro plugin database. Questo contiene sia i nostri plugin aggiunti di terze parti che i plugin di default di FL Studio. Possiamo letteralmente importare nel nostro progetto tutto ciò che troviamo nel nostro plugin database. Ad esempio io posso cliccare sul Triforo Oscillator e trascinarlo direttamente nel progetto. Vedete che questo ha aperto il plugin. Possiamo anche utilizzare il browser per i nostri sample, che sono file audio che possiamo importare in FL Studio. Per fare questo clicchiamo su All, dove troviamo tutte le nostre cartelle, e vado a cercare la mia cartella di sample, che io ho chiamato Loops. Andrò a prendere ad esempio questo file audio contenente una traccia di chitarra. Per fare questo aprirò la playlist cliccando su questa icona o premendo F5 sulla tastiera. Adesso posso cliccare sul file e trascinarlo direttamente nella playlist. Adesso se seleziono Song e premo Play, ascolterò la mia traccia di chitarra. Potete anche utilizzare il browser per importare file MIDI nel vostro progetto, importandoli direttamente nel piano roll. Quindi apro la mia cartella MIDI, apro il piano roll e clicco su un file audio e lo trascino all'interno del piano roll. Ecco, vedete che il file MIDI è stato importato nel piano roll. Il piano roll andremo a vederlo maggiormente in dettaglio in uno dei prossimi video. Bene, questa è la base dell'utilizzo del browser in FL Studio. Come sempre, se avete delle domande, lasciatele nei commenti e vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà dedicato al mixer.